Hey Gooch, beh, ritrovati dal vostro Andronic Romantone in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Dobbiamo andare alla bottega di Annebbio al primo piano, ma qui c'è anche la palestra. Ho provato a salire di livello, ma non mi fa andare perché devo andare per forza da Annebbio. Quindi volendo, non potevo neanche andare a farmare, quindi niente, bene così. Benvenuti, vi aspettavo. Cosa hai bisogno? Ho iniziato a vendere equipaggiamento. Pensavo che vi avrebbe fatto piacere saperlo, sì! Assumerò un artigiano esperto per darmi una mano. Sembra una gran bella cosa. Sono Mastro Amplicam. È carino da parte tua, da potuto si tratta di me, Mastro Amplicam! Oh! Va bene. Quindi Amplicam è diventato Mastro ora. Combina equipaggiamento fusione. Io, Mastro Amplicam, creerò il tuo equipaggiamento alla bottega di Annebbio. Per poterlo fare, però, ho bisogno di diversi materiali. L'equipaggiamento è sullo schermo inferiore, mentre i materiali per crearlo sono sullo schermo superiore. Puoi potenziare il tuo equipaggiamento per renderlo ancora più efficace. Ricorda, però, che crearlo e potenziarlo ti costerà molte sfereoni. Più l'equipaggiamento è forte, più sfereoni ti serviranno. Scegli attentamente. Bene, in segno di amicizia, ora costruirò qualcosa per voi. Avete raccolto dei componenti nell'ultima missione, giusto? Combinate quello che avete con questo componente e guardate che succede! Ah, ok, niente, così. Ma tutto ciò ha un costo, dovrete pagarmi in sfereoni! Ora scegliete l'equipaggiamento, dai, fammi vedere questo equipaggiamento. Crea equipaggiamento. Ah, però, cavolo, ma costa un casino di roba. Più che gli oggetti costa farli. E poi non posso neanche creare oggetti di cui non ho i materiali in tutti i materiali. Facciamo un po' spada smussata, forza 10, sì, 100 sfereoni, mamma mia. Bene, iniziamo a creare l'equipaggiamento. Vediamo un po'. Spada smussata. Perfetto. Vai a equipaggiare a questo oggetto a Gibanyan. Posso equipaggiarne due a Gibanyan, però non posso comprare altro, quindi... Ma mi sa che non posso neanche fare altro. O forse perché non ho troppe... Non ho abbastanza sfereoni, quindi non me le fa vedere. Frammento sfuggente, lama del novellino. Beh, insomma, potrei provare a farlo più tardi. Cioè più tardi, nel senso quando avrò tutto quanto quello che mi serve. L'equipaggiamento giusto ci può dare una grossa mano in missione. Sì, ma con il sergente Quadro come istruttore non la vedo bene. Che cosa? Davvero? Conosci il sergente Quadro? Sì, lo conosco da un bel po', sa come renderti la vita difficile a volte. Ne devono essere successe parecchie. Ma con quei versi che fa Whisper. Fareste meglio a tornare al centro di comando, comunque. Il sergente Quadro è sempre stato pignolo sulla puntualità. Scommetto che ha già pianificato la vostra prossima missione. Ehi, truppa! La prossima missione vi attende! Questa missione è per 4 di voi, preparatevi nella sala relax prima. Ma guarda, proprio come ha detto Mastro Amplicam. come dite? Tutto sbagliato. Andiamo alla sala relax, allora. Non so cosa ho detto. Alla rara relal. Ora puoi portare con te tre yokai amici. Perfetto. Puoi registrare i compagni di squadra nelle mie squadre per sceglierle poi quando vorrai. Se ti vuoi portare un altro yokai invece che due, te ne porti due diversi di tutte quante le squadre lì. Allora, Felicio. Sì, voglio cambiare i miei membri. Cioè, cambiare, aggiungere veramente. Sabbio, che è un curatore. Ah, posso anche decidere chi è il leader. Però Gibanyan, come ho detto, lo porto sempre in squadra perché a un certo punto riceve un boost assurdo. Praticamente ci sono 4 missioni per ogni capitolo, per ogni episodio. Vediamo un po' come cambia. Ah, ok, ho capito. Trova i 3 oggetti smarriti, ma c'è Koros. Ragazzi, c'è Koros. Wow. Ci credo che ci vogliono 4 di noi. Salite a bordo. Porca miseria. Ora saltiamo che non serve vederci tutta quanta la scena. E vabbè. Va benissimo contro Corsa. Subito il primo boss. Ok, lasciate che vi spieghi in cosa consiste la missione. Il nostro cliente ha lasciato cadere 3 oggetti.
3 deve avere proprio la testa fra le nuvole. Perlomeno sappiamo dove cercare. Ho segnato la posizione degli oggetti sulla tua mappa. Ok, chiaro, sembra facile. Lo vedremo, forza all'opera. Uno è qui. Ehi, che vuoi tu, eh? Tensio vaso dei miei stivali. Vabbè, raccogliamo tutto quanto, ragazzi. Bisogna sempre raccogliere gli oggetti. E soprattutto le sfere ioniche sono super importanti qui. Accidenti. Bravissimo. Ho dimenticato di dirvi una cosa importante. Incontrate degli yokai che usano degli incanti fastidiosi. Gli incanti hanno diversi tipi di effetti su alleati e nemici. Gli incanti positivi ti rendono più forte, sono la specialità dei guaritori. Gli incanti negativi sfiancano i nemici, i ranger lo sanno bene. Gli effetti degli incanti svaniscono dopo un po', perciò sfruttali finché puoi. Ma ricorda anche che i nemici possono usarli, perciò dovrai adottare delle contromisure. Se comprendi il potere degli incanti potrai combattere con molta più facilità. Ogni yokai che si rispetti deve saperli usare. Va bene, vai avanti. Oppure potete fare affidamento sui vostri muscoli. Ciò che conta è che crediate in voi stessi, che è Naruto. Io credo in me. Ma stava scappando per caso? Madonna, vieni qui. Ah, vai, che disastro. Chi è? Che succede? No, mi sembrava un suono. Sembrava il telefono. Vai, vai, vai così, vai così. Allora, attenzione però. Gli oggetti me li ha segnati. Abbiamo mezz'ora di tempo, mi sa, come sempre. Quindi dobbiamo recuperarli. Sono segnati con il... con il punto esclamativo, quindi ok. Vediamo un po', eccolo qua. E l'altro dov'è? Ah, potevo raccogliere la sfera... Oh, che tonto! Perché non l'ho raccolta? Non lo so perché, proprio... Stavo a pensare a trovare l'altro oggetto, ho lasciato la sfera Oni lì, in bella vista. Allora, vediamo un po'. Non è che devo per forza combattere con gli yokai, però... Se lasciano oggetti, uno dice, sai, è molto meglio, almeno... Almeno raccogli qualcosina in più, qualche sfera Oni in più, chissà. Grumoko. Qui c'è un'altra sfera, raccogliamola, opla. E poi andiamo a raccogliere l'ultimo oggetto. Prima combattiamo con questo yokai. Chika! Bene. Terzo oggetto trovato, ora ce l'abbiamo tutti. Mia, questa missione è stata una bella passeggiata per noi. Aspetta. Per mille giravolte qualcuno mi aiuti! Aspettate, qualcuno ha bisogno del nostro aiuto! Ok, e dove bisogna andare? Dunque, devo andare alla scuola, ok. Dobbiamo salvarlo, è in pericolo! Forse dovrebbe imparare a difendersi da solo. Sconfiggete gli yokai nemici e salvate il nostro amico! Vai, è un incontifante però, quanto è duro. Ok, è andata. Chi è? Dov'è? Andata. Carnino addirittura. Ma non c'era Koros? Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo sconfitto tutti gli yokai, che sollievo. Mio. Quindi l'abbiamo salvato, ce l'abbiamo davvero fatta? Oh. Ehi tu, basta nascondersi, vieni fuori ora. Ma... ma se qui c'è Komasan. Posso uscire adesso? Vuol dire che di là troviamo Jibanyan su cani pallidi. Ok, vieni con noi. Acciderbolina, grazie per avermi salvato. È proprio una bella sensazione essere apprezzati. Ti ho inviato il nostro indirizzo, passa da me se vuoi ringraziarci. Non ci credo, quando l'hai fatto? Bene, non me lo aspettavo, ma ce l'avete fatta. La porta è apparsa, fuggite ora. Vado a casa, ci vediamo. La porta è apparsa, ok, ma... la missione non mi sembra tanto finita, eh. Ecco. Forza, Blasters, la porta è lì. E invece... restate concentrati, non è finita finché non fuggite. Oh, cosa potrebbe andare storto ormai? Nessuno è al nostro livello, siamo al sicuro. A proposito, non sentite nulla? Di che parli? Tu senti qualcosa?
Siamo in modalità onirica tutto il tempo. Mi chiedo se sia possibile batterlo effettivamente. Oh no, ancora lui, no! Sì, ancora lui, Koros! Ah, è uno dei grandi mostri in agguato durante il terrore onirico. Un grande mostro? Prevedo guai a non finire. Non è detto, siete più forti di prima, vale la pena tentare. È arrivato il momento di usare le mosse Energimax. Quando subisce danni dal nemico, l'energimetro salirà. Quando l'energimetro è pieno, la tua mossa Energimax sarà pronta. Tocca l'icona mossa Energimax sullo schermo inferiore per usarla. Le mosse Energimax sono diverse per ogni yokai e sono molto potenti. Tutti quei combattimenti dovrebbero aver riempito l'indicatore. Una mossa Energimax, bene, proviamoci. Koros, ma... Ehi! Ah, ok, quello è l'attacco... Buono? Ma non è abbastanza. Ma non ce la facciamo mai, ragazzi. Non ce la... No, opla. Vai. No, no, opla. Accidenti. Vabbè, pure questo ci rimette, mo. Aiuto! Ma perché attacchi solo me? Opla, via. Eccolo, ok. Dai ragazzi, attaccate. Dai che ce la possiamo fare. No, non ce la faccio. In effetti, ecco, mi sembra strano, infatti, no? Ho paura. Grandi ragazzi. Povero Jibayan. Vabbè, era troppo forte in effetti. Ci voleva un bel po' di tempo per sconfiggerlo, però ce la facevamo. È impossibile, è troppo potente. No, 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 no. Speravo potesse andare diversamente, ma... Credo che non siete ancora pronti per questo. Ah, ma davvero? Me ne ero già accorto io stesso, se è per quello. Però fate veramente pena, ragazzi. E va bene, odio non avervelo ordinare, ma ritiratevi. Forza, conigli, zampettate fino alla porta e fuggite! Purtroppo non siamo ancora pronti, ragazzi. Vabbè. Dopo, quando vedevo che gli facevo solo quei pochi danni, ho detto ok, forse non deve andare così. Purtroppo non è ancora il momento di affrontare Koros. Oddio, potrei farla la missione, ma devo proprio farmare. Dato che si raccolgono pochissime sfere Oni, 253 a voglia. Se la vuoi fare, la fai, però devi farmare di continuo proprio. Vediamo che ci dicono. Oh, Kama-san, sono qui per ringraziarvi di avermi salvato. Dove sono gli altri? Non sono ancora arrivati, devono essere così abbattuti. Ci ha stracciati di nuovo. Te l'avevo detto! Puoi dirlo forte, è stato un massacro, non una battaglia. Lo sapevo, siamo davvero dei blasters da 4 soldi. A questo punto possiamo anche sciogliere il gruppo, qui e ora. 4 soldi e un corno, siete i miei eroi vorticosi. Kama-san, ha ragione lui, almeno avete fatto un passo nella giusta direzione. Quei blasters che fino a poco tempo fa sarebbero scappati a gambe levate di fronte a Koros non si sono persi d'animo e l'hanno affrontato. È un grande risultato. Sergente Quadro, a volte si vince, a volte si perde. La vita è un'altalena. E comunque il mio compito è appena cominciato. Continuerò ad allenarvi finché non diventerete blasters fortissimi. Sergente Quadro, così mi commuovo. Sono con te. Ma non perdiamoci in chiacchiere ora. Devo chiamare gli altri. Sì. Ah, non credo sia possibile. Non è il momento, ma... Jibayan e gli altri sono andati a godersi il concerto delle vicine Armionia. Mi è appena arrivato questo messaggio. Non sono mai stato così felice. Come? Ah, quel gattaccio. Non è affatto giù di morale. Meno male. Bene. Sono più forti di quanto credessi. Vale proprio la pena di allenarli. Ne vedremo delle belle. Gera, gera, po.
Infatti stava per finire, ma ci hanno interrotto. Bene, fammi vedere. Campo Fiorito adesso è in balia di dance. Qualcosa mi puzza. Si vede lì. Puzzi così tanto perché non fai un bagno? Non sono io, è l'alga danzante. Veramente. Capitolo 2, cacciarsi nei guai. Non vedo l'ora. Cacciarsi nei guai con termaiale. Va bene, salviamo. Bene Cuccio, allora io direi che per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Beh, devo dire che la battaglia contro Koros è stata un po' deludente dal punto di vista di forza dei nostri yokai, ma ovviamente doveva essere fatta così. Anche perché non puoi assolutamente farmare, devi per forza andare avanti nel gioco. Come sempre vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per la pagina Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.